Buonasera a tutti e ben ritrovati qui sul sito investire.biz al webinar del lunedì. Io sono Riccardo Zago, per ora sono da solo, a breve dovrebbe arrivare anche Enrico Lanati. Insieme trascorreremo la solita ora insieme, una bella chiacchierata, risponderemo a tutte le vostre domande, andiamo a vedere diversi strumenti, azioni, materie prime, forex, tutto quello che chiedete voi, magari non tutto, ma quello che riusciremo a vedere, visto che comunque il tempo non è moltissimo. Oggi giornata abbastanza tranquilla nei mercati come pensavamo. Saluto comunque tutti quanti. Marco, Enrico, Erminia, siamo veramente in molti. Sento che forse è appena arrivato anche Enrico. Qualcuno mi chiede Sì, sono subito. arrivato. Ciao, ciao Enrico e benvenuto. Bene, Ecco, ciao, sono arrivato, sono arrivato, c'ho il fiatone, ho fatto una corsa, è arrivato il treno qua alle 17:52 alla stazione di Chiasso. Dimmi tutto, ti stavo no. ascoltando. Bene, qualcuno mi fa già qualche domanda sulle criptovalute in generale, possiamo sicuramente parlarne, ma lo facciamo in maniera molto molto sintetica perché ogni volta che si parla di criptovalute si va a creare dell'allarmismo, come ad esempio quest'oggi andiamo a fare una breve considerazione, prendo subito la pagina, innanzitutto voglio sapere se audio e video sono perfetti, dovrebbe andare tutto ok. Qualcuno mi chiede, ma come mai il crollo di queste criptovalute? Cosa sta succedendo nel mondo delle monete elettroniche? Beh, a mio avviso non sta succedendo proprio niente perché questo è semplicemente un breve ritracciamento, quindi bisogna fare attenzione perché sappiamo che le criptovalute hanno una volatilità estremamente alta, quindi anche i ritracciamenti del 20-30% non sono assolutamente nessun problema, non comportano nessun problema. Andiamo a vedere un grafico Bitcoin, ad esempio, dai massimi di venerdì. Abbiamo già fatto un meno 14%, nessun problema, perché possono arrivare anche a meno 30, meno 40%. La volatilità, come ripeto, è altissima. Secondo me qui non crolla assolutamente niente, c'è un ritracciamento ed è proprio da qui che si potrà andare ad acquistare in maniera più sensata proprio sulla debolezza, perché possiamo vedere che il trend è palesemente rialzista. Ecco, se posso aggiungere una cosa, oggi ci è stata, diciamo, è stata rilasciata questa dichiarazione relativa ai collocamenti di nuove criptovalute, dove appunto la banca centrale cinese si è messa un pochettino di traverso. Quindi, diciamo, questa è un po' la tematica, che oggi ha spinto le quotazioni, insomma, al ribasso. Qualcosa di, secondo me, è un po' come il mondo delle criptovalute è difficile da arrestare. La tecnologia, la blockchain comunque sarà la base, diciamo, di quello che avverrà in futuro, di quelli che sono in questo cambiamento epocale. Quindi in realtà gli storni, come giustamente hai detto tu, ci possono stare, i regolatori cercheranno in qualche modo di contenere il fenomeno, però poi alla fine io penso che nel lungo termine, se continuerà a essere profittevole minare questi prodotti, sarà continuamente richiesti dal mercato, comunque le quotazioni sono destinate ad andare verso il rialzo. Sì, sono completamente d'accordo con te. Anch'io avevo sentito alcune notizie per quanto riguardava la Cina, ma a mio avviso qui non succederà nulla di che e penso che questo buon ritracciamento possa essere un'occasione per entrare a mercato. Qualcuno chiede delle possibili entrate. Ora, dare dei punti precisi è molto pericoloso perché possiamo vedere che la volatilità altissima. Diciamo che io personalmente trovo il punto di 3.800 per quanto riguarda il Bitcoin in dollari, un punto estremamente importante a livello tecnico che secondo me potrà reggere. Diciamo che però Goldman Sachs è stata molto precisa perché un analista di Goldman Sachs aveva detto attenzione perché quando si arriva a 4.800 a mio avviso si scenderà e anche molto. Staremo a vedere. Staremo a vedere.
Molto, molto bene, non ho altro da aggiungere io sulle criptovalute, comunque resta, bisogna sempre fare molta attenzione per quanto riguarda la volatilità. Negli ultimi giorni, invece, non so se avete notato, è uscito un certificato, Enrico ve lo spiegherà nel modo più dettagliato possibile. Andiamo a vederlo, lo prendiamo subito. Eccolo qui, come investire e guadagnare nel turismo online, sicuramente un settore molto molto interessante. All'interno di questo certificato sono raggruppate quattro aziende: Booking, Expedia, TripAdvisor e Amadeus. Enrico, cosa ci dici di più su questo certificato? Beh, innanzitutto io quello che vorrei che ci fossero, vorrei che ci fossero delle domande da parte vostra, nel senso che questa tipologia di prodotti è un qualcosa che noi abbiamo toccato lievemente. Io ho fatto dei webinar e delle considerazioni legate a degli strumenti a leva, ovvero i turbo emessi da BNP Paribas, più abbiamo parlato qualche volta su dei cash collect sui tassi di cambio. Quindi in realtà qui siamo di fronte a un prodotto che è un po' diverso rispetto a quello che siamo soliti vedere in ambito di certificati. Detto questo, secondo me, voi sapete che io ho una visione moderatamente ribassista sul mercato, diciamo azionario, in particolare, su tutte le borse, quindi sia sull'S&P, sia sul DAX, sia su tutto il resto. Quindi in realtà, ritengo che sia estremamente pericoloso per quell'investitore che vuole ottenere dei rendimenti di lungo periodo andare a esporsi in maniera forte sull'azionario, e quindi in realtà, secondo me, esporsi in questo momento comprando titoli, sebbene ci siano delle ottime aziende, abbiamo parlato di Facebook tante volte, abbiamo parlato di Apple, di Google, ci sono tante aziende molto importanti, però queste aziende di fatto in questa particolare situazione sono un pochettino care, e quindi ci sono, secondo me, questi strumenti che in qualche modo servono per ottenere dei rendimenti ma difendersi da un potenziale storno delle borse. Come funziona? Innanzitutto c'è qualche domanda con riferimento al prezzo. Il prezzo in questo momento è intorno al 101% rispetto al prezzo di emissione. Cosa vuol dire? Vuol dire che è salito il valore del certificato perché già sconta un'altissima probabilità di pagare la prima cedola dell'1% a fine mese. Prima cedola, se andiamo sotto a vedere nella scheda del prodotto, ci rendiamo conto che sarà pagata, mi sembra, il 28 di settembre. Quindi diciamo il mercato sconta questo. La cosa interessante di questo prodotto, secondo me, è da un lato il beneficio fiscale, dall'altro la possibilità di ottenere dei rendimenti anche in fasi di mercato moderatamente ribassiste. Il beneficio fiscale è molto semplice, nel senso che se abbiamo delle minusvalenze, possiamo compensare queste minusvalenze con appunto queste cedole che vengono incassate al lordo e non con la ritenuta del 26%. Questa è una cosa sicuramente molto molto interessante. La seconda cosa invece molto interessante è proprio legata a queste cedole mensili dell'1%, il che vuol dire che se va tutto bene, quindi se il mercato diciamo rimane in fase laterale per circa un anno, leggermente negativo, si incassa il 12% e il rimborso a scadenza dell'intero capitale del 100%, quindi di 1000 euro a certificato. Quindi un certificato vale 1000 euro. Rispondo a qualche domanda, mi dite: è quotata come un'azione? In realtà è un certificato, ma è quotato su dei segmenti di borsa. In particolare, questo prodotto è quotato su EuroTLX, in un segmento che si chiama Certex, quindi CERT-X. Per
poi rispondo a qualche altra domanda, poi dopo ci addentriamo anche nelle tematiche, diciamo, Forex, indice, CFD. Però visto che ci sono delle domande, mi piace rispondere, visto che ne abbiamo parlato. Andrea dice, ma se sale del 15%, che cosa succede? Allora, immagino che la domanda sia sale il 15% tutti i sottostanti. In quel caso, se salgono tutti i sottostanti del 15%, il certificato viene richiamato dopo il minimo di 3 mesi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se tra 3 mesi il mercato è salito del 15%, questo prodotto viene ritirato a 1000, quindi avrà pagato 3 cedole da 10 euro, quindi avremo guadagnato rispetto ai prezzi attuali 20 euro a certificato acquistato. Mi chiedete i quantitativi minimi, il certificato si può comprarne da un minimo di uno a un massimo di quello che volete voi, sono 10 milioni di emissione, quindi in realtà fino a un massimo di 10 milioni, e quindi diciamo quindi da 1000 euro in su a quantitativi di 1000 euro. Poi rispondiamo ad altre domande. Quindi se sale del 15% viene richiamato, il capitale viene rimborsato e niente, quindi insomma questo è un po' quanto. Quindi allora per salire o scendere devono salire e scendere i 4 sottostanti, se scende o sale solo uno o due dei sottostanti si considera il peggiore, Cornelia. Quindi se questo certificato ha un livello di barriera, se andate a vedere la scheda prodotto, del 67%, quindi meno 33%, se nessuno di questi strumenti scende sotto il 67% del valore di strike, quindi detto molto semplicemente perde il 33%, ricevete la cedola e il rimborso del capitale. Ovvio, è importante che deve essere sotto la data di rilevazione, quindi detto in termini tecnici, la rilevazione non è continua, ma è discreta, quindi solo alla data di rilevazione, quella che vedete nella scheda prodotto che giustamente vi sta facendo vedere Riccardo. Le aziende Priceline Group e Booking, TripAdvisor la conoscete tutti, Expedia la conoscete tutti e Amadeus è diciamo, l'azienda, la software house che si occupa di fare i sistemi di prenotazione, per esempio di Ryanair, ma di tutte le compagnie aeree in generale, che è probabilmente è una delle aziende migliori che ci sono all'interno di questo paniere. Quella peggiore probabilmente è TripAdvisor, che però diciamo, è scesa tanto e quindi potrebbe avere comunque ampi margini di crescita. Staremo a vedere. Bene, io non volevo dilungarmi troppo. Rispondo a un'altra domanda di Cornelia. La data di scadenza è sicura o magari viene cambiata anticipata? No, la data di scadenza è certa, ed è il 31 agosto 2018, data in cui verrete rimborsati, a meno che non fallisca l'emittente, a meno che non finisca il mondo, eccetera, eccetera, dovreste essere rimborsati a 1000 nel caso in cui nessuno dei sottostanti dovesse trovarsi sotto il 67% del valore di strike. Rispondo ad altre domande. La scadenza 1 più titoli sotto la barriera, quale sarà il capitale rimborsato? Molto semplice, il capitale rimborsato sarà pari alla performance del peggiore dei sottostanti. Tradotto, TripAdvisor fa meno 40%, per esempio, a quel punto ricevete al posto che 1000 euro 600 euro, quindi meno 1000 euro meno il 40%. Ok, questa è la performance. Quindi diciamo che una parte, a meno che una di queste aziende non dovesse fallire, però sono comunque aziende molto molto importanti, comunque diciamo una parte di rimborso si ottiene. Se invece il mercato dovesse scendere al 40% e prima della scadenza tornare a meno 30, avreste il rimborso del 100% del capitale. Il prezzo del certificato si muoverà in funzione dell'andamento dei sottostanti. Quindi le prime 2-3 giornate negative con candela rossa sul Nasdaq, perché 3 titoli su 4 sono quotati sul Nasdaq, probabilmente farebbero scendere il prezzo del certificato. Questo per dire che cosa? Per dire che in questo momento è vero che si compra sopra la pari, quindi è come comprare un bond. Lasciatemi
passare questa licenza, un bond sopra la pari, probabilmente con una, due, tre giornate negative con segno rosso sul Nasdaq, quindi adesso Riccardo ce lo sta facendo vedere, col Nasdaq a 5.900 punti, probabilmente questo prodotto si compra sotto la pari. A 5.800 probabilmente lo comprate piuttosto bene. Quindi io l'ho messo in watchlist, mi piace molto come prodotto. Se dovessi riuscire a comprarlo a 990, per dire, potrei ambire a una performance del 13% annuo. Se dovessi riuscire a comprarlo a 950, abbiamo fatto delle operazioni qualche tempo fa su dei cash collect sul rubro che quotavano 800, quindi c'era il rendimento 800.000 nel caso di esito positivo, oltre al rendimento da cedola. Quindi in realtà ci sono delle situazioni. Il mio consiglio, questo che mi sento di poter dare in maniera spassionata, mettetevelo in watchlist, si può comprare con qualunque piattaforma, Fineco, WBank, WeBank, qualunque banca, Banca Intesa, quello che volete, mettetevelo in watchlist. Primo giorno che vedete Paolo Trombin al canale 5 che dice che le borse hanno fatto molto male, magari andate a vedere che cosa è successo ai prezzi di questo certificato. Potreste O trovarlo sotto la parte. magari Riccardo Zago quando fa la rubrica la mattina. O quando Riccardo Zago fa la rubrica la mattina si dice crollo del Nasdaq. No, però se gli serve qualcosa di nazional popolare, no? Nel senso l'andamento parecchio negativo di un determinato indice, probabilmente se ritraccia l'S&P ritracciano tutto quanto, e quindi diciamo un andamento particolarmente negativo si può comprare. Ovviamente passare del tempo invece è a vostro sfavore, perché per dire dopo il 28 di novembre avremo perso una cedola, quindi probabilmente il prodotto staccherà l'1%, quindi staccherà e scenderà come avviene su Cominar dell'equivalente valore, quindi di 10 euro a certificato. Interessante che con un investimento di 10.000 euro possono ottenere 100 euro al mese, diciamo, di rendimento. Rispondo ad altre domande e poi veramente non voglio rubarvi troppo tempo, anche se dico la verità, io oggi Riccardo non ho tutta questa fretta, sono appena ritornato, quindi massimo se sforiamo anche 10 minuti non è un problema. Va benissimo. È negoziabile prima della scadenza se l'ho già in portafoglio? Assolutamente sì, il prodotto è un prodotto quotato in borsa e quindi assolutamente nel caso in cui uno decidesse di acquistarlo, sotto la sua responsabilità, dopo aver letto il prospetto informativo, dopo aver chiari tutti i rischi legati a questo tipo di investimenti, che sono comunque prodotti strutturati, in un minuto può decidere di venderlo immediatamente dopo, senza nessun problema, perché il prodotto è assolutamente listato e quotato su una borsa regolamentata, che appunto è EuroTLX. Hanno la doppia tassazione? No, perché questo prodotto in realtà le cedole vengono trattate come redditi diversi, c'è un articolo sul sito proprio che ne parla. Detto questo, se avete un conto come Fineco, per dire, tanto per dirne uno, essendoci sostituto d'imposta, sarà Fineco a trattare la cosa. Se avete invece lavorato con un broker estero, so, Interactive Brokers, allora la responsabilità sta a voi e il consiglio che io mi sento di potervi dare è di rivolgervi a un commercialista o a un consulente che si occupa di, diciamo, di diritto, fiscale. Bene. Allora, Armando mi fa un'ultima domanda, poi non vi tedio più. Il prezzo di barriera è sempre riferito al prezzo di riferimento al momento dell'emissione. È riferito è riferito a un valore che si chiama strike price e lo strike price lo trovate nel prodotto, nella pagina prodotto. Se la prendi un attimo, Riccardo, Sì, se ci riesci a tornare. Ti faccio eccomi qua. vedere. Allora, vai sotto, dovresti vedere Date of Initial Fixing. Non ce l'hai? Prova ad andare su. Initial Fixing Level. Eccolo qua. Questo
quali sono i quattro strike level, vedete, initial fixing level, a fianco a name, nella riga gialla, quali sono i strike price, quindi da quei livelli, che è la data in cui sono stati presi questi livelli, da lì si calcola il livello di barriera e quindi la distanza dalla barriera dello stesso. Purtroppo, vedete, tutti questi sottostanti che erano buoni sono saliti e di conseguenza il certificato si è allontanato dal livello di barriera. Quindi lo strike price è questo initial fixing level, poi ogni broker, ogni emittente diciamo, lo chiama a modo suo. Però diciamo si chiama strike price. Matteo mi dice: dai, bello, è come comprare un garage a pochissimo e affittarla tantissimo. Matteo, verissimo, investitevi 10.000 euro, incassate 100 euro al mese se avete delle minusvalenze, questi sono netti, però ricordatevi sempre che il certificato potrebbe essere richiamato e questo è l'ultimo dei problemi perché appunto vuol dire che è andato bene, quindi viene rimborsato. Ricordatevi che se uno di questi sottostanti dovesse andare male, potreste perdere anche il 40, il 50, il 60% dell'investimento fatto. Quindi non esistono pasti gratis e dovete sempre considerare i rischi legati a questo tipo di attività. Secondo me è un bel prodottino, non è da comprare subito, è da comprare secondo me al primo storno dei mercati, però è un'idea che mi piaceva condividere con voi, visto che appunto è una cosa alla quale io mi sto dedicando perché ho un'ottica più da investitore di lungo termine che non da trader mordi e fuggi, e quindi in realtà mi piaceva condividere con voi questa cosa. Bene, dai, facciamo un po' di trading invece, un po' più operativo, se no poi Riccardo sì. Ti piace Riccardo sto prodotto? A me sì, piace molto, infatti come te sto aspettando che scenda un po', secondo me adesso qui verso ottobre i mercati potrebbero scendere un pochino e da lì secondo me il certificato magari va anche al di sotto della pari e allora diventa ancora più interessante come proprio hai spiegato tu finora. Saluto Simone che mi saluta da Treviso. E comunque adesso andiamo a vedere un po' di mercati, Enrico, cosa dici? Ho Sì, inviato, prima di certo. passare ai mercati, ho inviato in chat a tutti, datemi un feedback positivo, sia l'articolo di Luca, come investire e guadagnare nel turismo online, e sia l'articolo di TripAdvisor. Se non lo avete letto, dategli una letta, è veramente molto molto interessante, vedo che è arrivato a tutti. Bene, ok. Siamo veramente moltissimi oggi, Enrico, non so se hai notato, siamo proprio molti e questo non può farci altro che molto molto Beh, piacere. siamo tornati dalle vacanze, c'è il buon Alan che saluto, insomma c'è un po' di gente che non si vedeva da un po', insomma, quindi sono contento, siamo oltre 200 persone, insomma, quindi non sono contento di questa cosa. Bene. Molto bene, beh, vedo che ci sono già diverse domande, direi che possiamo parlare un attimo di indici, due parole sulle tensioni geopolitiche e poi passiamo magari anche al gold che continua a salire come Marco De Vita ha fatto notare, e poi i cambi più conosciuti e poi andiamo incontro anche alle vostre domande. E magari se ci rimane tempo anche qualcosa sull'azionario, oggi ho fatto due articoli a riguardo. Io voglio Bene, farti possiamo. vedere una cosa sull'azionario, che ti avevo consigliato un articolo da fare, non l'abbiamo ancora fatto, ti Vai. ricordi? Qual era? No, non me lo ricordo, sinceramente. Allora lo vediamo subito, dai, perdiamo 2 minuti su una cosa che però è interessante. Prendi questo titolo, AMD. Ah sì, è vero, me lo avevi detto. Che è Allora, questo? adesso vi racconto una storia. Vi ricordate che si diceva che alla corsa all'oro, quelli che hanno fatto veramente i soldi non sono stati quelli che sono andati a cercare l'oro, bensì quelli che sono andati a mettere delle tende, diciamo dei negozi fuori dai vari fiumi e vendevano le pale, i setacci, le cose, tutto quanto. Una delle criptovalute più in voga al momento è una criptovaluta che si chiama Ethereum. No? La cosa interessante, prima prendere un grafico di lungo periodo, tipo il 5 anni di questo strumento, guardate questa azienda che perde soldi e che li perdeva fino a poco tempo fa, dal 2015-2016 ha avuto un'impennata delle quotazioni che l'ha portata a quadruplicare il suo valore.
Questa cosa è interessante, no? Voi mi chiederete perché Advanced Micro Device Inc., che perde i soldi negli ultimi 2 anni, ha incrementato con volumi giustamente crescenti, come sta facendo vedere Riccardo, il suo valore, quando prima nessuno la considerava. Loro sono leader nella produzione di schede per, diciamo per i videogiochi. Rossano mi dice: AMD fa schede grafiche e molti componenti PC, si regge con la sua concorrenza di Nvidia e Intel. La cosa bella è che gli Ethereum si minano con le schede grafiche, e che fa appunto AMD. Tra l'altro, queste schede grafiche sono le migliori per minare gli Ethereum. Quindi in realtà c'è stata una corsa a queste schede grafiche nell'ultimo anno e mezzo, quando l'Ethereum si è in qualche modo sviluppato con particolare forza, che ha fatto vedere questo incremento dei prezzi. Ecco, secondo me questa azienda nel breve inizierà a fare anche utili. E continuerà a vendere, se gli Ethereum continueranno ad essere venduti, sempre più schede video. Quindi in realtà questa è un pochettino la tematica, però è interessante secondo me questa cosa. Qui bisognava muoversi per tempo, come ecco, Rossano ci dice che è più preparato di me. Sì, delle AMD la più utilizzata per il mining è la RX 480. Benissimo, vedete che anche Rossano sa esattamente questa cosa. Ecco, qui siamo stati un po' polli, perché è vero che si poteva investire in Ethereum, ma sarebbe stato interessante investire anche in questa azienda. Insomma, il trend comunque continuerà. Sì, Bene. anche io ne sono convinto, magari un ritracciamento e poi insomma con magari anche i nuovi dati, i nuovi bilanci, si potrebbe andare a posizionare qualche ordine, magari in zona 10 dove troviamo già dei minimi interessanti. Bene. Molto, no, mi è piaciuto molto questo, infatti dovevamo fare l'articolo. Lo faremo, lo Forse faremo. lo faremo, sì, assolutamente. Parliamo di S&P 500 e DAX, secondo me. Le Vai. tensioni geopolitiche comunque sono sempre alte. Kim Jong-un continua a lanciare missili per intimorire un po' tutto il mondo. Vediamo che i mercati sì, danno una leggera flessione, ma niente di che. Per quanto riguarda il breve medio periodo, io sono palesemente rialzista, almeno per ora. Non dico di andare a fare nuovi massimi, almeno non fino all'anno prossimo, fino alla fine del 2017. Adesso vado a prendere subito il grafico dell'S&P, ad esempio. Era interessantissima la situazione qui. Avevo fatto anche un articolo dedicato dove davo dei possibili spunti, ovviamente in acquisto, da 2004 e 25, poi anche 2004 e 20, e se scendeva a 2004 meglio ancora. Da qui che cosa è successo? Che il prezzo poi non ha fatto altro che salire e si è fermato proprio su questa zona, sulla zona che possiamo vedere qui in area 2480, e da qui sta ritracciando. A mio avviso sta ritracciando perché ha trovato un'interessante resistenza, ma penso che potrà continuare ad arrivare almeno fino in area 2493. Questo qui, ma anche in area 2005. Staremo comunque a vedere. Questo ribasso qui era stato proprio dato da queste tensioni geopolitiche, e a mio avviso era una zona tecnica interessante perché era contraddistinta da diverse ombre. La stagionalità, secondo il forecaster, era palesemente rialzista, e quindi da qui ho voluto posizionarmi al rialzo e sono entrato. Stessa cosa sul DAX. Se poi vogliamo andare a vederlo, lo prendo subito. Il DAX Dov'è? però è un po' più deboluccio, no? Ecco. Sì, il DAX è debole da parecchio. Infatti, allora prendo il DAX mini dove ho aperto le posizioni, così le vediamo nel Dopo io dettaglio. ho una domanda per te e per tutte le persone che ci stanno sentendo. Certo, allora Mentre la bisogna. prendi, perché io mi sono fatto un'idea e quindi non sono in disaccordo con te, però ho un'altra idea. Cioè, Adesso.
a tradare indici in questo momento, poi ti faccio vedere perché. Allora, io qui come mi ero comportato? Beh, innanzitutto era stato veramente molto molto interessante l'ordine short che durante un trading live avevamo impostato e adesso lo andiamo a vedere, l'avevamo impostato proprio a 12.334, eravamo entrati ancora prima delle mie vacanze, proprio su questo punto qui, siamo entrati molto bene e abbiamo comunque lasciato correre le posizioni. Poi piano piano abbiamo chiuso parte dei profitti, abbiamo portato a casa degli ottimi risultati e lo stop l'abbiamo portato sempre più in profitto e poi da qui io ho iniziato ad accumulare delle posizioni long. In primis 12.100, poi 12.060, stavo soffrendo però avevo fatto un'analisi che a mio avviso era molto interessante e quindi ho incrementato in area 11.900. Adesso sta andando dalla parte giusta, però bisogna fare molta molta attenzione perché siamo ancora all'interno di questo canale ribassista formatosi che parte dal 19 di giugno 2017. Quindi il trend rialzista che penso possa avvenire non è ancora confermato perché siamo ancora in trend palesemente ribassista. Sicuramente rompendo questa linea di tendenza, che è la parte superiore del canale discendente, si potranno avere ulteriori strappi rialzisti, almeno fino, secondo me, in area 12.350. Infatti i miei target sono 12.350 barra 12.500. Da lì poi mi aspetto degli ulteriori ribassi, almeno fino a inizio novembre. Mi piace come analisi. In realtà, adesso vi porto a riflettere. Allora, abbiamo mercati europei tendenzialmente deboli. Il DAX, se prendete l'IBEX, se prendete il CAC, se prendete l'Eurostoxx, si stanno muovendo tutti allo stesso modo e tutti con questo canale ribassista che ci sta facendo vedere Riccardo. Il discorso non è assolutamente analogo invece a quello che sta succedendo su Nasdaq, che si trova sui massimi, S&P che si trova quasi sui massimi e Dow che si trova quasi sui massimi. Quindi in realtà la situazione è diversa sui vari mercati europei. Io però ritengo che il movimento più bello, quello più pulito, in questo momento lo stiamo vedendo sull'oro. L'oro è un termometro importante di quello che succede nel mondo a livello di tensione geopolitica, a livello di indicazione che può arrivare sui mercati. Guardate il movimento dell'oro come è più pulito. Abbiamo avuto quest'area di resistenza molto forte che è stata violata e poi abbiamo avuto una ripartenza verso l'alto. Ora, secondo me, l'area di resistenza che è stata violata diventa oggi un ottimo supporto. Quindi cosa succede secondo me nel breve? Intendo nel prossimo mesetto, mesetto e mezzo. Poi lo vedremo e anzi approfondiremo in una sessione dedicata. Però secondo me adesso cosa succede? Succede che i mercati, passata la paura legata a Kim Jong-un, partiranno, faranno registrare una performance mediamente positiva dell'1, 2, 3%, una cosa di questo tipo, e quindi si sgonfieranno le quotazioni dell'oro. A quel punto, secondo me, sarà interessante posizionarsi al rialzo sull'oro, che è molto più tecnico, è in un trend rialzista molto più bello, e su quel trend rialzista andare a prendere posizioni rialziste più importanti. Quindi io la vedo così. Da lì, poi probabilmente ci saranno degli storni sul mercato, sui mercati. Però diciamo che al momento il trend più bello è il trend rialzista che si sta disegnando sull'oro. Quindi cerchiamo di attendere un ritracciamento. Vediamo se con l'RSI riusciamo a ipotizzare più o meno dove potrebbe arrivare lo storno. Secondo me intorno all'area 1300. Prova ad aggiungerlo se riesci. Ci sei, Riccardo? Allora, vediamo se lo vediamo. Io, Riccardo, non lo sento Qua. più. È uscito da solo, scusatemi. Comunque, ecco, Ah, adesso ok, ritorniamo. Ma scusate come mai per. si è chiuso tutto? E hai tu lo schermo? No, O... lo prendo io lo schermo, non ti Sì. preoccupare. Allora, Ok. dateci un secondo di. Ok,
diciamo di pausa, un secondo solo che mi riprendo io lo schermo, quindi webcam, condivisione, Non so cambio come realtà. Ecco mai, non so, c'è stato un problema evidentemente, si è chiuso in automatico. qua. Dovreste vedere bene il mio schermo in questo momento. Ok. Lo vedete? Io lo vedo perfettamente. Ok. Benissimo. Ecco, tra l'altro vi segnalo che insieme all'amico Marco Di Vita, visto che ho notato che ultimamente sta facendo delle performance interessanti, mi piace tantissimo quello che sta facendo Marco nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ho deciso di fare una sessione gratuita di scopri le potenzialità della stagionalità il 7 di settembre, quindi giovedì alle ore 20, dove parleremo appunto di stagionalità con Marco Di Vita e vi spiegherà un pochettino come funziona il suo prodotto, come va, insomma, è un evento completamente gratuito. Poi ovviamente lui fa tutte le sessioni nei giorni, diciamo tutti i martedì alle ore 20. Quindi provo a prendere il link, ve lo metto qua. Se vi volete iscrivere, è una sessione completamente gratuita. Poi, ovviamente, chi vorrà potrà o abbonarsi al software Forecaster, che vi ricordo ha tutto un software nuovo all'interno, un motore nuovo che diciamo, è molto più preciso nel calcolo, e appunto chi vorrà invece si potrà, diciamo, potrà seguire la sessione di Marco. Allora, stavamo dicendo che il Gold ha un movimento parecchio interessante. Io ho parlato di quella tecnica, sull'RSI. Vi faccio vedere, andiamo a modificare un attimo l'indicatore, quindi andiamo a vedere questa cosa. Quando io vi ho detto che ci troviamo in un trend decisamente rialzista, è perché tendenzialmente abbiamo visto il mercato essere nella parte alta, diciamo, di questo indicatore più e più volte. Tra l'altro, invece, vediamo che in questo caso il livello di 60 e il livello di 40 non sono indicativi perché spesso il mercato va anche più in basso. Quindi io attenderei una rottura del livello di 40 per andare long, non andrei long direttamente sul livello di 40 perché i movimenti sono molto molto forti. Quindi probabilmente potrebbe essere utile entrare magari anche sotto il livello di 13.000, quindi su un livello leggermente più basso. Lo terremo monitorato e ne parleremo. Michi dice allora, mi dite che Riccardo è short, ha una posizione short da 1350, diciamo un pendente. Ecco, secondo me è corretto vendere adesso perché sul tracciamento fisiologico ci può stare. La mia è una view di medio-lungo termine. C'è Marco che mi dice invece: io avevo visto questa rottura dell'oro, ma mi sembrava contro un'analisi intermarket dove ero long sulle borse. Come si ragiona in questi casi? Marco, è una questione di propensione al rischio. Andare long di borse e long di oro, nonostante si facciano due operazioni, tendenzialmente è un qualcosa che riduce il rischio, ok? Perché tu hai il long di borse e il long di oro che generalmente sono inversamente correlati. Devi scegliere o l'operazione che ti piace di più, quindi investire sul long sull'oro o sul long sull'indice, e se queste due cose sono in contrasto, sappi che se le fai entrambe, con le stesse size e soprattutto con la stessa volatilità, quindi dovresti misurare le size sulla base dell'ATR calcolato in percentuale. So che è difficile tecnico come ragionamento, però secondo me questo sarebbe un ragionamento corretto. Allora a quel punto puoi valutare di aggiare la tua posizione.
andare long di oro e short di, scusate, e long anche di SP500, in questo caso avrebbe pagato perché l'SP è sceso meno di quella che è stata la performance dell'oro. Quindi in realtà può essere comunque interessante, una sorta di spread che si va a fare. Enrico, posso dire la mia sull'oro? Allora, sempre non analisi di lungo termine, ma comunque, come qualcuno aveva fatto notare, ho un ordine short a 1350, quindi molto vicini, relativamente vicini dal prezzo attuale. Qual è la mia operatività? Beh, io il mio obiettivo è fare comunque una cinquantina di punti. Come ha fatto notare Enrico, se il prezzo dovesse ritornare in area 1295-1300, allora io porterei già a casa gran parte delle mie posizioni aperte a 1350 e lascerei correre i profitti con un rischio azzerato. E da lì poi, con ulteriori studi, andrò a capire se sarà il caso di posizionarsi al rialzo o meno. Secondo me, comunque, 1350 punto molto interessante e anche il target, comunque, è abbastanza interessante perché, comunque, 50 punti di oro non sarebbero per niente male, ecco. Quindi l'idea è, riassumendo in short 1350, va bene, stop 15-20 dollari, immagino, giusto? Sì, 20, sì. 15-20 dollari, perfetto. Rapporti rischio-rendimento favorevoli al trader. Se arriva a 1300, anche sotto 1290, chiudo e porto a casa. Posso fare un'operazione profittevole, una su quattro di queste, quindi non devo essere sempre profittevole. Se il movimento sarà questo ed è probabile, no? Questo è un ottimo trade perché poi se compriamo qua a 1290 con stop stretto e andiamo a cercare a prendere nuovi massimi, abbiamo degli altri ulteriori rapporti rischio-rendimento favorevoli. Quindi non siamo in disaccordo io e Riccardo, semplicemente lui ha un orizzonte temporale un po' più breve, prende un rischio maggiore perché il suo trade è contro trend, perché in questo momento Esatto, il trend è al rialzo. anche per questo, quindi l'esposizione, sempre quando vado contro trend, l'esposizione deve comunque essere minore perché si assumono maggiori rischi. Esatto, lui si prende rapporti rischio-rendimento favorevoli e va bene, va short dopo un movimento rialzista, probabilmente con un RSI in un intorno di 80, quindi molto positivo, le probabilità sono dalla sua, ma il trend è ribassista. Il trade secondo me ci sta e ha senso, dosiamo le dosi perché, cioè diciamo facciamo una size adeguata perché in realtà stiamo operando contro trend, però potrebbe tranquillamente andarci bene, a me piace come trade, mi Poi mi piace. aiuta con la stagionalità, se vuoi dare un'occhiata veloce al forecaster, andiamo Non comunque a ci... vedere che nel prossimo periodo, veramente in tante history, la tendenza, perché è quella che andiamo, o che almeno io vado ad individuare, è ribassista, un po' su tutte le history. Infatti se adesso andiamo a vedere, comunque innanzitutto ottimo il forecaster, nell'ultimo periodo sta andando veramente molto molto bene, la stagionalità sta andando alla grande, ricordiamoci che grazie al forecaster comunque abbiamo preso sia lo short di DAX che gli long che stiamo prendendo adesso. Quindi in questo contesto storico, tra virgolette, diciamo in questo periodo va veramente molto bene. Diciamo che la stagionalità nelle materie prime, come il gold, magari sull'oil può anche andare, ma è molto molto speculativo. Invece, secondo me, sull'oro funziona molto molto bene. Una previsione, sì, fino dall'1 settembre all'1 ottobre. Invece sapete che sto lavorando, non ce l'avremo a breve perché costa tanto fare questo sviluppo, ma voglio fare una novità sul forecaster fighissima, però ce l'avremo tra un po'. A me qua si è Ah, bloccato il computer. ok. Secondo me, time frame orario. Aspetta un attimo che ho il computer in mezzo imballato. Ok, time frame One hour. orario. Su storico, fai una cosa del genere. Aggiungi tu, clicca sempre su aggiungi. Ancora, ancora, ancora. Ok. Chiudi un anno. Storico un anno. Ok, aspetta che adesso lo togliamo. Levalo. E Ok. previsione, rifalla perché mi sa che ti ha riaggiornato la pagina. Dall'1 settembre all'1 ottobre,
e metti simbolo gold. Ok. E adesso, Abbiamo. quando cambi lo strumento, devi aggiungere tutte le history. Mamma mia, che sbattimento. Ta ta Aggiungi ta ta, tutto, cancello lui, aggiungo il 15, aggiungo il leva un 20, anno, ok. aggiungi il 20, ok, ce la stiamo facendo, eh. No, però hai messo anche quella un anno, che solitamente sfasa tutto quella un anno. Vedi che quella un anno è quella Ok, azzurrina in basso. perché Quindi adesso non la trovo. leva quella 5 anni. Ma allora, aspetta, c'ho anche il computer mezzo imballato, eh. Adesso scusate. Allora, qua, e vedi che, no, ma è proprio tutto il computer in generale che mi fa storie oggi. Ci abbiamo problemi di tecnologia di qua e di là, sia in questo ufficio. Alan mi prende in giro e mi dice: apri ancora qualche tab. Allora, Gold, primo settembre, primo 1 ottobre. ottobre. Poi aggiungi. Aggiungi tutto e poi clicca solo sulla croce un anno. Ok, Basta. aggiungo il 20. Ok. No, non dovevi aggiungere il 20. Chiudilo, schiaccia 20. Ok, basta. Time frame, un'ora. Un'ora. Ok, perfetto. Habemus papam. Bene, quindi anche qui possiamo vedere che se vai un attimo sui massimi, cosa troviamo? La settimana 36, metà della settimana 36 o comunque giù di lì. A partire da quel punto in tutte le history si scende. Quindi la settimana 36, ve lo dico io, è proprio questa. Quindi tra questa e la prossima, adesso io non lo so, l'importante è che arrivi in un punto a livello di analisi tecnica interessante e da lì poi, a mio avviso, si può mettersi short. Ecco perché ho impostato il livello di 1350. Secondo me, quindi, a breve potrebbe iniziare a scendere fino a 1295, poi staremo a vedere. Non possiamo essere precisissimi, lì poi entra in gioco la gestione della posizione. Quando arriva in un determinato punto tecnico, portiamo a casa parte del profitto e quant'altro. Comunque, tendenzialmente, nel prossimo periodo sembra essere ribassista. Staremo quindi a vedere. La mia Quindi analisi diciamo è. fino alla settimana 38 più o meno. Sì, ma anche più in là, secondo me, potrebbe fare un doppio massimo e poi scendere. Ma secondo me a 2000, a 1295 ci arriviamo. Guarda, allora la 36 siamo qua, è la prima di settembre, questa qua 37, 38, 39, comunque un settembre tendenzialmente ribassista, via. Sì. Esatto, questa è un po' la mia idea. Poi al trading live e nelle sessioni ovviamente facciamo le analisi in modo più preciso, però l'idea, diciamo che l'idea interessante è proprio questa, ecco. Diciamo che quasi tutte le history, a parte quella del 20 anni, comunque danno un Sì. movimento ribassista. In questo momento siamo qui. Bene, ci chiedono di euro-dollaro. Cosa vogliamo dire su euro-dollaro? Mentre io Allora, su. prendo il grafico prima, perché Certo, euro-dollaro è io. interessante. Sì, euro-dollaro è interessante. A mio avviso le cose andranno in un determinato modo. Ci sarà un ritracciamento? Io mi attendevo un apprezzamento del dollaro. Questo, infatti, è avvenuto perché possiamo vedere che negli ultimi giorni siamo scesi bene. Non ho sfruttato questo short proprio perché qui sì, la forza del trend era veramente molta e mettersi al ribasso su euro-dollaro era sicuramente una cosa pericolosa. Cosa sto facendo? Sto attendendo un ritracciamento in area 1 e 17 per posizionarmi al rialzo nel medio-lungo periodo, perché penso che almeno qui a 1,24, 1,25 ci possiamo arrivare. Però io attendo un ritracciamento perché entrare anche adesso long, a mio avviso, è troppo rischioso. Non so se puoi notare, Enrico, quella zona lì che va da 1,17, 1,1750, caratterizzata anche da diverse ombre, quindi io attendo sì un ritracciamento lì, poi magari uso anche la tua tecnica, Enrico, che mi hai insegnato, l'RSI lo attendo in zona 40, che su questo strumento vediamo che funziona molto bene, e da lì mi posizionerò al rialzo. Poi si può andare a studiare stagionalità e quant'altro, analisi con l'indicatore CMOCO che facciamo sempre ogni giovedì. Insomma,
si possono fare molte cose. L'idea generale, però, a mio avviso, è questa: un apprezzamento da parte dell'euro. Allora, io ti dico cosa ne penso io. Buffett dice che i mercati finanziari sono quel luogo dove si trasferisce il denaro dagli impazienti ai pazienti, no? Qua non c'è niente da fare, nel senso che comprare, vedi quella tecnica che ti ho insegnato, tra l'altro la trovate su YouTube, mandate una mail a info@investire.biz, comunque è una tecnica di trading facilmente replicabile, la trovate. Praticamente dice: guarda, questi qui sono i livelli buoni per comprare intorno a questo livello di 40. Ecco, il punto è un po' più complesso così, però diciamo il punto è che siamo in un trend rialzista. Secondo me il ritracciamento sarà anche più forte. Da lì dovremo metterci al rialzo per andare a prendere nuovi massimi. Secondo me in questa fase il mercato ci ha dato una forte indicazione di forza e quindi dobbiamo attendere con calma che i prezzi arrivino più in basso. Al momento è inutile, Comunque, secondo me, sia mettersi long che mettersi short, perché in questo momento il long si è in parte esaurito come forza e lo short potrebbe essere molto pericoloso su un trend che ha fatto vedere una forza piuttosto importante. secondo me, e comunque questa cosa della forza dell'euro si può notare anche da un time frame settimanale dove vediamo che siamo usciti ormai da un po' di tempo dalla lateralità. Prova a prendere un time frame settimanale. Eravamo all'interno del range che andava da 1,1450 a 1,05 ormai da 2 anni, se non sbaglio. Sì, esatto, proprio quel range lì. Insomma, siamo usciti da lì. Non c'è stato neanche un breve ritracciamento. In zona 1,15 io volevo proprio seguire questa metodologia. Una volta che questa lateralità è stata rotta al rialzo, guardate come siamo partiti molto molto velocemente verso area 1,2 e l'abbiamo anche raggiunta. Però direi che 1,25 potrebbe essere, a mio avviso, un target nel lungo periodo sicuramente raggiungibile. Cerchiamo quindi di arrivarci, magari a 1,25, 1,23, adesso non posso dirlo con esattezza, ma comunque entrando con delle posizioni che hanno sicuramente un buon rapporto rischio-rendimento e ovviamente sempre attenzione all'esposizione. Comunque Secondo abbiamo il me ci vantaggio va. del trend rialzista. Ci va dopo aver ritracciato, secondo me. Il punto è un altro. Giovedì parla Mario Draghi. Avremo la riunione di politica monetaria da parte della BCE e poi ci sarà quella della Fed, immagino, la settimana prossima. Il punto qual è? Il punto è che l'Europa ha stampato moneta in maniera molto molto forte e adesso i nodi vengono al pettine. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che svalutando in maniera forte quello che è stato l'euro nelle ultime settimane, adesso ci sono aspettative di una politica restrittiva, cosa che Draghi deve in qualche modo, potrà iniziare a farla, ma deve cercare di postergarla il più possibile. Perché? Perché sennò l'effetto doping che ha dato ai mercati finanziari potrebbe in questo modo venir meno. Quindi cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere mercato, euro-dollaro che tende ad apprezzarsi con conseguente ritracciamento sulle borse, sulle aspettative di una restrizione monetaria che potrebbe Draghi non lo vuole ammettere, non lo ammetterà mai, ma in qualche modo prima o poi lo dovrà fare e quindi questo porterà probabilmente a un apprezzamento dell'euro e a un deprezzamento del DAX. Già che ce l'abbiamo, io vorrei provare a fare, vediamo, non sono tanto bravo a fare queste cose, però le faccio. Perché di solito li avvicino, anzi faccio come faccio io di solito, spero che si veda bene, quindi cerco di fare un lavoro fatto per bene, perdonatemi se non sono così pratico nell'utilizzo di determinate cose, però vi faccio vedere questa roba qua che secondo me è importante. Metto il grafico di euro-dollaro qua, andiamo a prendere il grafico del DAX che è inteso come l'indice europeo, ok? Questo è il nostro indice DAX, lo andiamo a prendere, ok, andiamo a prendere un weekly, ok, e andiamo a stringerli, ok, andiamo a stringere questo grafico per poterli posizionare a fianco l'uno all'altro. Allora, questo è uno, l'euro dollaro dove era?
euro-dollaro. Eccolo qua. Adesso cerchiamo di metterli uno vicino all'altro. Ecco qua. Uno. Allora. Vabbè. Vabbè, più o meno comunque si vede. Quello che si dovrebbe vedere, dovremmo contare le candele, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Qui dovremmo contare le stesse 19 candele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ecco qua. Diciamo che il ritracciamento sul mercato tedesco inizia quando il mercato dell'euro-dollaro era intorno a 1,09, 1,10 e da lì è salito e basta. Il mercato tedesco allo stesso modo è praticamente sceso e basta. Ecco, questo è indicativo. Il mercato dell'euro-dollaro quindi anticipa in questo momento il DAX si sta apprezzando, il DAX sta perdendo forza, questa correlazione è destinata a continuare. Una politica restrittiva purtroppo va a impattare sulle performance degli indici borsistici. Quindi questa è un pochettino la tematica. Ti piace? L'avevi mai vista sotto questo profilo, Riccardo? No, non l'avevo, sinceramente non avevo mai fatto la correlazione in questa maniera. No, secondo me questo è un ragionamento interessante questo, secondo me, da vedere così. E quindi, di fatto, quello che dicevamo prima, un piccolo movimento verso il rialzo appunto da parte del DAX ci può stare, a quel punto avremo un ritracciamento modesto sull'euro-dollaro, da lì dovremmo valutare. Questa, diciamo, è una fase dove essere attendisti è molto importante. Giovedì, tra l'altro, appunto, dovremo ascoltare bene le parole di Mario Draghi perché sarà nella conferenza stampa alle 2:30 dove potrà dare le maggiori informazioni. Quindi questo, secondo me, è il vero punto. Bene, dai, vediamo cos'altro vuoi vedere, Riccardo. Per me possiamo andare a vedere due strumenti che sono interessanti. In primis GBPUSD e poi NZDUSD. Vediamo cosa preferite, vediamo anche tutte le persone connesse se hanno una preferenza tra GBPUSD e NZDUSD. Poi alla fine, se abbiamo il tempo, li facciamo tutti e due, ma diamo la priorità a quel che più vi piace. Ci sono più GBPUSD. Bene. Allora, Forex, GBPUSD. GBPUSD. Ci tengo a dire una cosa, che è importante l'orizzonte temporale che si vuole utilizzare, perché vedo qualche commento che dice, ah, ma se noi siamo long di DAX. Secondo me long di DAX nei prossimi 2 giorni può starci tranquillamente. Quindi ci può stare tranquillamente. Io non l'ho fatto personalmente, però diciamo che è una cosa che ci può stare tranquillamente. Oh, GBPUSD. Bene. Sì, qui ho Dite. visto molte richieste da parte degli utenti su GBPUSD e a mio avviso qui si può provare uno short. Peccato, peccato perché avevo messo un ordine short a 1,3, 1,3, 10, adesso non me lo ricordo con precisione, insomma non mi è stato colpito veramente per pochissimo proprio negli scorsi giorni. È stato davvero un peccato, però a mio avviso, una volta che rompiamo al ribasso l'area di 1,28, forse l'avevamo già visto, ma è sicuramente importante. Una volta che avremo rotto al ribasso il punto di 1,28, secondo me si potrà continuare almeno fino in area 1,26. Il motivo è semplicemente che troviamo delle zone importanti lì, proprio in area 1,28, abbiamo delle ombre. Abbiamo diverse ombre e poi 1,26 per quale motivo? Perché abbiamo altri spunti tecnici. Comunque, come al solito, se riusciamo a entrare in posizione, quando arriviamo in area 1,26, portiamo a casa parte del profitto e lasciamo correre, perché se anche l'area di 1,26 dovesse essere rotta, andiamo giù di altre due figure e poi di altre due figure ancora, insomma, fino ad arrivare area 1,22. Questo ovviamente bisognerà andare a vederlo sia in base alla forza del dollaro, ma sappiamo che nell'ultimo periodo, insomma, la sterlina sta un po'
sta un po' soffrendo contro tutte le valute. Enrico poi ci fa notare questa interessantissima trend line. Queste due interessantissime trend line che potrebbero fermare i prezzi, quindi sia supporti dinamici che statici vengono in nostro aiuto, ma come sempre facciamo sia il trading live che comunque in tutti i webinar, l'analisi tecnica è sicuramente fondamentale. Bella questa trend line con il retest proprio in questi giorni, staremo a vedere quindi se si potrà continuare verso il basso. Ulteriori No. ritracciamenti verso l'alto comunque sono buoni per mettersi short. Sì, io in generale, diciamo, se con la pistola alla tempia mi metterei short, ma il punto secondo me è un altro, cioè cosa ci vedete di bello dentro qua? Cioè non c'è niente di bello secondo me su questo strumento. Qua il trend, non siamo su un eccesso di comprato venduto, non abbiamo un trend rialzista di un po', diciamo, però se andiamo a cambiare il time frame vediamo che si viene da un movimento ribassista. L'inversione di trend, abbiamo dei movimenti nervosi dettati da probabilmente dichiarazioni relative alla Brexit. La domanda secondo me che vi dovete fare più che perché vado long o perché vado short, è perché voglio tradare questa roba? Questa è la domanda che vi dovete fare. Cioè, ci sono 7.000 strumenti tecnici belli, abbiamo visto l'oro, abbiamo visto altre cose. Perché dovete tradare questa roba con questi movimenti qui? Cioè, non è un granché questa roba qua da tradare, no? Così sono io che la vedo così o siete d'accordo con me? Cioè, cosa ci vede? Se io chiedo, vi faccio un esempio, provate a rispondere, tanto siete in tanti collegati. Secondo voi è più andreste long o andreste short? Vediamo, Io rispondi dopo. No, personalmente, voglio vedere le risposte degli utenti. Oh, siete tutti short, due long, c'è confusione, non farei. Vabbè, per 90% short, allora ritratto subito long, ragazzi. Vediamo, no, perché quando c'è tanta. Allora, vediamo un attimo, long fino a 1,33, vediamo un po'. E queste cose qua, secondo me, noi dobbiamo mettere assieme tante cose. Andiamo sul sito di IG. IG. Vediamo qua il client sentiment. No, perché se tutti quanti la pensiamo in un certo modo, io nel dubbio andrei short, però in realtà io non farei niente. E questa, secondo me, è la cosa migliore. Vediamo. Client sentiment non ci dà nessuna indicazione. 51 long, 49 short. E invece il nostro paniere è prevalentemente short. A me non piace, comunque diciamo nel dubbio andrei prevalentemente short, non abbiamo indicazioni forti nemmeno dal forecaster, se no potete fare la stagionalità cosa ci dice in La questo. stagionalità, diciamo che in questo periodo è a favore di dollaro, un po' contro tutte le valute. Quindi Quindi bisogna andare a livello short. stagionale sono appetibili un po' tutti i cambi valutari. Proprio per questo avevo accennato anche a NZD USD, che ha disegnato una bella figura grafica del te testa e spalle, ha rotto la neckline e l'ha anche ritestata in zona 0,72 se vogliamo andare a vedere. Comunque io qui invece proverei sì uno short con target, come ho detto, in area 1,26, quindi niente operazioni di archi temporali
così ampi delle breve operazioni, quindi grazie all'analisi tecnica, come abbiamo potuto vedere adesso, e stagionalità. Sicuramente è una situazione un po' più pericolosa perché non abbiamo un trend ben definito, come innanzitutto ci fa notare l'RSI, ma poi anche guardandolo un po' più da distante si capisce che non c'è un forte trend, quindi le probabilità sicuramente diminuiscono. NZD/USD. No, questo è AUD/USD, mannaggia voi, perché nessuno ha fatto l'articolo su questa cosa? Io ultimamente sono impegnato a fare un sacco di altre cose. Qua, Riccardo, cavolo, guarda qua che belle che 0,78, io avevo l'ordine, se non sbaglio, a quanto è arrivato? L'ho fatto dopo, forse questa. è. Però vedere che Mannaggia. minimo ha fatto, Guarda, adesso lo andiamo a vedere. Questa qui è la tecnica che trovate lì su quel video di cui vi ho parlato. Guardate che bel trade che si andava a fare. Cavolo, la community serve anche a questo, cioè noi dobbiamo fare in modo che se qualcuno vede un'opportunità faccia l'articolo. Io vedo che ultimamente stiamo scrivendo soltanto noi Riccardo, in realtà io poco, Riccardo, Luca, cosa. Però se ci sono delle opportunità, cavolo, condividiamole. Qua il minimo è 0,78 e 0,7. Se l'ordine a 0,78 esatto. non l'avresti preso, per sfortuna, Appunto, tra l'altro. ce l'ho in macchina ancora, peccato, però vabbè, pazienza, può In realtà non succedere. avresti preso neanche il 40 di RSI se avessi messo un indicatore, perché è andato a 41,65. Quindi proprio ci è arrivato molto vicino, ma non ha fatto Anche a livello le. tecnico è interessante, perché qui era interessante quella zona lì, peccato, peccato, non è stato preso, ma magari quando scenderà nuovamente, anche qui nel lungo termine ho una visione rialzista e anche questo strumento è uscito dalla lateralità tanto quanto l'euro-dollaro e secondo me quindi nel prossimo periodo, ovviamente nel lungo periodo, Secondo me va a potrebbe salire. lateralizzare questo qua. Dici? Guarda, guarda qua. Questo secondo me va a lateralizzare in questo momento. Non avremo movimenti, non è interessante. Questo sarebbe da andare long, no? L'idea è di andare long su questi livelli di minimo. Secondo me tendenzialmente andrà a lateralizzare. Quindi se si va short su dei picchi, è poco rischioso. Secondo me non va a fare i picchi. I picchi li ha fatti qua. I prossimi picchi saranno inferiori. Quindi, secondo me, bisogna fare degli short su questi livelli di massimo e prendere profitto in questo range che va su questi 200 pip. Non penso si muoverà tanto di più. Penso che vedremo una roba di questo tipo. Poi magari mi Bene, sbaglio, eh. può essere, staremo a vedere. Cosa dici? Chiudiamo il webinar con l'ultima cosa e Dai, poi. ultima cosa, visto che ci sono ancora tante persone collegate, diamo Allora, l'ultimo. innanzitutto Alessandro chiede del Bitcoin, ha chiesto un po' di volte del Bitcoin, guarda, riguardati la registrazione perché abbiamo parlato non così tanto approfonditamente, ma abbiamo dato degli spunti che a mio avviso sono interessanti. Detto questo, però, ho già fatto un articolo, se vuoi andarlo a vedere, Enrico, su Tesco PLC. Bene, Tesco grazie. PLC. Provo ad andare giù. Perché Io no, non le ho più, per fortuna. Aspetta. Certo, io qui ma ti dico, adesso non so quanto quotino, però pensa che io le ho comprate a più di 3 sterline, quindi probabilmente quoteranno un pound e mezzo adesso. Se provo ad andare giù, vai giù sull'home Ho page. il computer bloccato, quindi ecco qua. Oggi non so, sarà che sono stato fuori tutto il giorno e a girare testa comunque ci arriviamo. Allora, Tesco PLC. Bene, quindi uso sempre la tua tecnica. Io a volte mi regolo, magari al posto di 60, metto 65, un po' in base allo strumento come si comporta nel medio e lungo periodo. Diciamo che però l'RSI si sta avvicinando in zona 60.
I livelli tecnici sono interessanti, quelli di area 188 e 195, quindi io mi metterò al ribasso su questa azienda. La cosa interessante è comunque capire il perché. Ho fatto proprio un articolo e anche l'intervista alle fonti TV dove, insomma, davo la mia idea sui grandi centri di distribuzione che a mio avviso potrebbero, se non rinnovano, se non si rinnovano con i servizi, fare la fine che ha fatto un po' Blockbuster. Ti ricordi, Enrico? Blockbuster era un colosso, nessuno avrebbe mai pensato che potesse fare una fine del genere. Poi, con l'avanzare delle nuove tecnologie, insomma, è stato praticamente scaraventato fuori dal mercato. Ebbene, secondo me, anche i grandi centri di distribuzione, se non faranno un ragionamento di questo tipo e quindi non si rinnoveranno, a mio avviso sono destinati a scendere. Sto cercando quindi di entrare anticipatamente, anche per questa ideologia, nel mercato short. Qui come mi comporterò? Molto semplicemente, short da 188 e da 195, stop appena sopra i 200, perché se andiamo a prendere i ritracciamenti di Fibonacci vediamo che andremo a superare il 61,8% e di conseguenza uscirei dalla mia posizione. Comunque, guardi, andiamo a vedere un PE veramente molto alto. Dopo andiamo a vedere anche un'interessante cosa che è. 464.000 employees, mamma 400, sì. mia. Ha più di 2.000 negozi a livello internazionale, ovviamente è il più grande in Gran Bretagna. Potrebbe anche sentire gli effetti della Brexit, quindi secondo me in una zona di quelle è molto interessante per mettersi short. Poi bisogna andare ad analizzare i bilanci nel dettaglio, però a mio avviso è un'idea interessante. Lo stesso Carrefour negli ultimi giorni, proprio il giorno dopo che ho fatto questo tipo di analisi, ha perso oltre il 14%. Sono usciti i dati veramente molto, veramente pessimi, possiamo dirla così, ma non tanto per i ricavi e gli utili in calo, ma soprattutto per una visione futura. Proprio all'interno delle relazioni si notava come i ribassi sono dovuti anche a queste nuove acquisizioni proprio fatte da Amazon. Ad esempio, Amazon ha comprato Whole Food, un grandissimo rivenditore di alimenti bio. Poi Google invece ha stretto accordi con Walmart, altro grandissimo centro di distribuzione in America, e Faremo quindi fare. tecnologia e grande distribuzione stanno andando a braccetto. Chi ovviamente non si rinnova potrebbe incombere a forti ribassi. Secondo me Tesco potrebbe essere uno di questi, insieme a Carrefour, che però è già sceso del 15%, quindi shortarla adesso non potrebbe essere così interessante come magari potrebbe esserlo Tesco PLC, oppure Marks & Spencer, o magari Aalst, che si trova ad Amsterdam. Secondo me è un'idea interessante, ecco. Ecco, io su questo invece non parlo perché penso di averlo comprato dove c'è quella riga nera che ho segnato. E quindi in realtà io l'avevo comprato su un'idea diversa, che era quella legata ai bilanci, che appunto parlavano del valore degli immobili nel Regno Unito. Poi in realtà questa cosa è cambiata. E soprattutto questa era un'azienda che non era più in grado di performare come aveva fatto in passato, quindi le quotazioni l'hanno penalizzata. In realtà ci fu anche uno scandalo legato a questa azienda dopo che io la comprai, legato proprio a dei bilanci truccati, bilanci falsi e cambio del management. Devo dire che in tutta questa vicenda dove io ho perso i soldi, li ho fatti perdere anche a Luca un po', in realtà. Vedete qui tutta la fase quella dei bilanci che non andavano bene, bilanci falsi, eccetera, eccetera. Ecco, la cosa positiva è che non soltanto io ho acquistato questo titolo, anche il fondo di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, in quel periodo l'aveva comprata, e chiudendo l'investimento disse è stato uno dei peggiori investimenti della mia vita. Quindi diciamo che siamo stati in buona compagnia. E vabbè, quindi su questo titolo non mi esprimo, visto che già mi sono espresso male in passato. Bene. Bene, Riccardo, direi che. qualcos'altro? Niente, no, vogliamo chiudere, dai, Sì, diamo dai, appuntamento. chiudiamo.
Chiudiamo, come sempre, domani rubrica alle ore 9:30-10 e successivamente non perdetevi poi i soliti appuntamenti, Forex come professione di Anna Resti Bontoi, successivamente Marco Di Vitta con il Forecaster più Sherry System e nei giorni successivi il Trading Live con me. Come al solito, dove analizziamo tutte le cose, più approfonditamente tutte le cose che abbiamo visto oggi, e il giorno dopo io ho anche la mia sessione di trading con il Cimoco, dove vado ad analizzare tutti i mercati e vado quindi ad appoggiarmi all'indicatore Cimoco, oltre che ad analisi tecnica e stagionalità. Comunque ringrazio veramente tutti perché eravate moltissimi. Siete stati veramente in molti, ci ha fatto veramente molto piacere e io auguro una buona serata a tutti e un ringraziamento anche ad Enrico. Esatto, ultima cosa appunto Marco Di Vita, giovedì alle 20 lo faremo insieme io e Marco e chi è di Roma, gli amici di Roma, mi raccomando venite ad Invest in Roma, io terrò un intervento sui certificati con Commerzbank, vi esorto a partecipare perché tra l'altro avremo anche un regalo per voi, quindi chi volesse conoscere me e Luca. Dal vivo, insomma, a scambiare due parole, ci sarà sia un angolo dedicato, un corner dedicato che si chiamerà Speakers Room e un intervento appunto con Commerzbank sui certificati. Buona serata e buon trading a tutti quanti. Buona serata a tutti.